d'amo, perché sei tu che mai rubavai le cose. Ladies and gents, this is the moment you waited for. When searching in the dark, your sweat soaking through the floor. I'm burning your bones as an ache that you can't ignore. Taking your breath and stealing your mind. And all was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. Your fever dream, can't you see it getting closer? Just surrendering cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's floating open. It's the picture in the puppet and your blind devotion. There's something breaking and you break of every wall. Is all the knowledge you know. So tell me, do you wanna go? When it's going. Sapete quanto hanno rischiato perché c'era il bastone che rotolava in mezzo alla pista. Viva! Oh mamma mia! Lorenzo, evviva! Guarda, con permesso, Milly. Hai. Dio sia lodato che ci siete voi. Veramente, perché hanno fatto illazioni. Di solito quando si fanno queste illazioni su un amore e i sentimenti e tutte quelle robe lì, che quando non ci sono in realtà è tutta una pantomima. Invece voi veramente ci siete dentro fino al collo, lo dimostrate in tutto quello che fate. E come non giustificare il fatto che la Lucrezia si trova un Siffredi davanti. E dai, e almeno, se non altro la curiosità, almeno ti fa curriculum, dai. Oh, Mariotto! Ma l'hai visto quello che hanno fatto? Hanno fatto tutte le posizioni del Kama Sutra in un balletto. Alberto, aiutami, ti prego, entra con la tua saggezza. Allora... hanno fatto un bellissimo ballo, poi Mariotto stasera, l'abbiamo detto all'inizio, manda tutto un po' in vacca, diciamo. Invece vorrei sfidare un po' la giuria, perché io condivido quello che lui ha detto nella clip. Cioè siamo qui, allora anzitutto questo eterno gossip, l'amore, adesso vogliamo giudicare il ballo per favore? È stato pazzesco, perché c'è già Rossella che ci racconta la storia d'amore. Giudichiamo, vi è piaciuto? Io trovo che abbia messo una grinta e una carica che non abbiamo visto finora, un grande miglioramento, quindi brava anche lei che ha saputo, diciamo così, tirare fuori da lui questo talento. Bravissima, altro che brava! Non ce la posso fare, Alberto, non ce la posso fare. Forse Ivan può dare Ivan, un po' di saggezza. Dai, dai. Ivan. E in effetti si è svegliato, perché oggi ti ho visto vivo. Cioè vivo dentro, molto più che nel tango, molto più che negli altri balli. Cioè siamo stati forse troppo generosi in passato, ma oggi ti ho visto veramente dentro, eri un'altra persona completamente. Dentro, dentro. No, non è vero, secondo me non è vero. Secondo me posso dire che non è vero? No, assolutamente. No, aveva ragione Lorenzo. Puoi dire secondo che me ad essere abbastanza arrabbiato, visto nella clip, giusto, che per la prima volta hai detto non me ne frega un cazzo la giuria. Però aveva ragione, perché l'altra volta è stato giudicato in maniera molto severa da io tutti, no, quando vero. Già devo dire che la volta scorsa c'era stato uno scatto, sì. Quindi qui io devo dire che c'è stato un ulteriore
passo in avanti. Diciamo che abbiamo assistito a un petting di 3 puntate e poi finalmente siamo arrivati al clou. Io mi auguro che si vada avanti, anche perché Lorenzo, cioè, qualcosa devi avere tu, perché hai rubato il cuore alla ballerina più ambita di Ballando con le Stelle, quindi, cioè, qual è il tuo... Allora, in realtà non lo so, Beh, qual è, diciamo così, la tua forza, qual è un tuo pregio di cui non ci siamo accorti? Secondo me è proprio la naturalezza, nel senso che ero da sempre molto aperta, aperto, e siamo andati avanti, ero molto sincero con lei di quello che volevo fare, dove volevo arrivare, e lei ha detto ok, proviamo, e quindi siamo andati avanti un po' così. E poi col tempo piano piano vabbè, rimarrà un mistero. Guarda Lucrezia, basta guardare Lucrezia che capisci tutto il resto, che è diventata paonazza, sì, che non dice niente quando Lucrezia sta zitta. Andiamo a parlare di ballo veramente con Carol. Allora, io ho trovato veramente ti stai svegliando molto molto di più, mi è piaciuto l'approccio. Anche tecnicamente stai migliorando, però c'è una cosa che in pratica non mi convince ancora, che è un consiglio. Il discorso di quando tu comunichi, tu hai sia quando parli e quando balli, cioè per esempio le parole vengono fuori ma è quasi quasi che lo mangi, che torni indietro, e tu hai la parte superiore che in pratica è costantemente che ritorna energeticamente indietro. Se qualcuno che ti fa, per esempio, deve fare una discussione, la prima cosa che normalmente che la parte centrale del torace apre, e invece tu sei costantemente chiuso, e anche questa parte qua è molto chiusa e dentro. So, in pratica un consiglio: dai qualche pugno, fai qualcosa che in pratica si arrabbia di più. Tu lo sai cosa faccio normalmente nella scuola, fai questa tecnica qua e sicuramente si sveglia ancora di più. Lunedì facciamo questo, okay. Lunedì. Vi date dei pugni? Ah, mi piace. Subito a pensare cose, Mariotto. No, divertente, sta diventando sempre più divertente. Adesso si devono picchiare, va bene. No. Sara. Bravo Lorenzo, Lorenzo, bravissimo, ma lo sai perché? Perché finalmente sei riuscito a svegliare la giuria, bravo, si sono accorti che ci sei, che ballate, questo già anche da prima, e poi voglio fare complimenti anche a Lucrezia. Grazie. Che devo dire che è migliorata tantissimo nella selezione delle coreografie, nella struttura, quindi brava Lucrezia, ma Lorenzo continua così che almeno hanno pane per i loro denti, bravo. Oh, andiamo allora con le palette, prego giuria. Eva Zazzaroni, 7. Fabio Canino, 7. Carolyn Smith, 7. Selvaggia Lucarelli, 7. Guillermo Mariotto. Mi riconfermo con l'altra votazione. 9. Per un totale di 37 punti. Ebbene signori a casa, se li amate dovete votarli, e state votando anche per tutte le altre coppie che voi volete portare avanti, perché poi non ci sarà più tempo. Se volete loro in sesta puntata, sappiate che loro sono qui, i nostri meravigliosi Lucrezia e Lorenzo.